E io ci stavo benissimo, ho vissuto tante esperienze perché, per esempio, quando abbiamo fatto i... Io sono stato là, ho spruzzato l'ultimo 148, c'erano ancora due 148, che erano prima del 149, erano a carrello fisso. Ho spruzzato l'ultimo 148 e poi abbiamo cominciato con i 149. I 149, poi la Piaggia ha vinto una commessa che doveva fare 250 aerei per la Germania. E poi vedevo tutte le esperienze di questo, per esempio venivano le squadre di tedeschi a prendersi gli apparecchi, ne prendevano mi pare 6 o 7 per volta. Venivano i piloti tedeschi, facevano prima delle prove lì e ho visto tante scene che addirittura un aereo, un pilota ha tagliato i fili della luce e ha troncato il timone di direzione e ha atterrato normalmente, ha aggiustato tutto. Un altro invece di entrare in pista è entrato in campo, come è entrato in campo, pum, si è piantato lì con l'elica sul campo. L'hanno tirato su, i tedeschi con la mazza cercavano di raddrizzare l'elica per portarselo via. Invece quelli della Piaggio no, non si tocca. Hanno preso l'elica, l'hanno sostituita con un'elica nuova. E un'altra cosa buona della Piaggio è che è venuto un giornalista inglese, no? E per fare un documento sul 136, era un anfibio, no? È partito da finale con questo apparecchio in mare e poi doveva atterrare a Villanova. Cos'è successo? Che a Villanova non veniva giù un carrello e il motorista di volo ha fatto di tutto per aggiustare tutto, non ci è riuscito. Allora mi ricordo che il pilota girava sul campo per vuotare la benzina e per atterrare con un carrello solo. Ebbene, e lì è stato un colpo di dito perché il pilota nostro era molto in gamba, no? È atterrato con un carrello solo, senza fare un danno all'apparecchio. È atterrato di sbieco, ha fatto 50 metri, si è accrociato lì e non si è rotto niente. E lì sono state cose importanti per la Piaggio perché ha dimostrato che gli aerei della Piaggio erano molto sicuri. Una volta è venuto a Milwaukee. E un miliardario di americano era responsabile, comprava gli aerei e le vendeva là in America, no? E allora una volta ci hanno fatto preparare tutto il campo pulito, tutto quanto, abbiamo pulito tutto il campo, no? E io logicamente, essendo verniciatore, mi tenevo tutte le pitture di tutti i vari aerei, il capo reparto butta via tutto, io cosa ho fatto? Ho riempito due bidoni di pittura, cosa ho fatto? Dove le butto? Sono andato nel campo, ho fatto un fosso e l'ho buttato lì dentro. Arriva la fila delle macchine, c'erano 50 macchine. Scende sto americano, tutto rotto, quasi 2 metri, un pezzo di canestrone che non finiva più. Tum, tum, guarda il campo così, tum, 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 porco Giuda, non va a finire col piede sul fosso che ho fatto. L'ingegner Fieschi, che era il direttore della Piaggio, ha chiamato l'ingegner Ruggeri, che era responsabile di Villanova. L'ingegner Ruggeri ha chiamato il caporeparto di Villanova. Il caporeparto da me mi dice, Carlos, c'è il commendatore che ti vuole parlare, Piaggio. Vado davanti a Piaggio e mi dice, in dialetto, così se la combinò. E vengo di te, così se la combinò. Pulisce, non dà mai a cazzo questa roba. Allora voglio andare in campo, facevo un bericchio e con lui andava proprio in cima, no? E se mi sa ridere, e va bene, ma per punizione faccia pulire la gamba. Nel frattempo è partito un autista, è andato al Benga, ha portato scarpe, pantaloni, vestiti, ha portato di tutto, l'hanno cambiato completamente. Io sono andato a quell'americano là con un bidone di diluente per pulirci la gamba, con lui, no, mette lì la gamba. E insomma, sono fatti che capitavano a Villanova. Ecco.